Yo, ma bella raga! Innanzitutto vi auguro un buon 31 dicembre, un buon capodanno a tutti quanti e grazie per essere stati qua con me per tutto l'anno o anche chi magari si è aggiunto all'ultimo, benvenuti! Nel video di oggi coglieremo l'occasione di sfruttare uno degli eventi rilasciati proprio quest'oggi, ovvero l'Equipment Ultra Upgrade Bonanza, per farvi vedere appunto il metodo migliore per rerollare i vari equipaggiamenti a Z+/Godly. Quindi raga, non perdiamo altro tempo, io come sempre vi chiedo gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, un commento qua sotto, un'iscrizione se ancora non l'avete fatta, joinate il gruppo prima del nuovo anno e detto ciò, let's go! Cominciamo dal principio, cos'è l'Equipment Ultra Upgrade Bonanza? Me l'avete chiesto in un po' sotto al post community di ieri, è semplicemente un evento dove quando andrete a rerollare gli equipaggiamenti avrete una percentuale extra su ogni reroll, di conseguenza sarà un attimo più semplice raggiungere gli slot massimi o comunque avvicinarci sì, e poi da lì andare di upgrade sicuri. Inoltre, cosa importante sulla quale io stesso avevo qualche dubbio fino a qualche mese fa, anche andando a creare un equipaggiamento Awaken, il primo slot, nonostante non appaia la percentuale extra, sarà contato con la percentuale extra, quindi se magari avete in programma di fare qualche Awaken vi conviene attendere sempre comunque l'upgrade bonanza per potervi facilitare un po' la vita. In ogni caso, andiamo a fare qualche reroll e vi spiego un po' come funziona il tutto. Eccoci qua, schermata degli equip. Da cosa è importante partire per avere un equipaggiamento a Z+/Godly, il primo slot deve essere quantomeno giallo/rosso. Magari vi capita qualche Z+ col primo slot verde, se molto vicino comunque a una colorazione. Sfortunatamente però, anche avere uno slot giallo inizialmente non vi garantisce purtroppo arrivare al Godly, nonostante magari gli altri due slot siano upgradati al massimo. Dovete controllare qua che manchi al massimo un 1% praticamente, poi dipende chiaramente dalle percentuali iniziali, però su un 15% il 13, come potete vedere, non ci basta per arrivare a Godly. Ma non che un equipa Z+ faccia schifo, diventa più una questione estetica di voler tenere principalmente tutti equip con lo stesso logo, è una roba un po' da malati sì. Quindi se puntate al Godly garantito, importante quantomeno avere il primo slot rosso, se puntate anche solo allo Z+ giallo va più che bene. Ora però passiamo ai fatti, quindi iniziamo con un bel reroll. Direi apriamo questo equipaggiamento, uno degli ultimi platini delle COP, tantissima roba raga, tantissima roba se semplicemente giocate dei vari Saiyan in compagnia di Goku e Bardock, dato che si attiva tutto quanto semplicemente con la loro presenza. Quindi partiamo con rerollare lo slot numero 2, buttiamo direttamente al massimo, chiaramente se ne avete la possibilità in termini di gommini per rerollare, e a questo punto raga non ci interessa mettere questa opzione qua, questa potenzialmente ci interessa solo nel terzo slot dei platini unici per i Legends Limited, per gli Zenkai, ma quelli ormai non stanno più uscendo perché hanno fallito. In ogni caso non ci interessa mettere il rosso, mettiamo il giallo, ci fermiamo su un giallo e poi eventualmente facciamo upgrade garantiti per arrivare al rosso. Vamonos! Ok, dopo una cifra di slot remover utilizzati siamo riusciti ad avere un paio di slot gialli sugli slot numero 2 e 3. A questo punto, raga, continuare a fare upgrade in questo modo randomico sarebbe un mezzo suicidio, quindi facciamo così. Anzi, inizialmente preferisco buffare gli attacchi per quel che riguarda le strike, quindi andiamo così, facciamo un upgrade garantito. Portiamo un po' su e sblocchiamo uno Z+, rifacciamolo un'altra volta perché tanto di gommini ne ho tanti. Perfetto.
slot rosso di qua. E a questo punto, raga, lavoriamo direttamente sullo slot numero 3. Quindi altro upgrade sicuro. Altri 55 gommini che ci salutano. Spero sia l'ultimo. Spero vivamente che sia l'ultimo necessario. Perfetto, ci abbiamo il nostro equipaggiamento godly. Ora questo ce lo teniamo qua, fermi così. Proviamo a passare a questo, vediamo se è un processo così difficile o quel platino era particolarmente ostico. Ora facciamo upgrade normali per i primi slot e a questo punto passiamo a re-upgrade. Vediamo un attimo fino a che percentuale può arrivare. 25%. E let's go, raga. Ok, ce l'abbiamo in 19 upgrade praticamente. Abbiamo uno slot giallo, 23.65%. Ottimo, fine. Ci fermiamo qua per il momento. Direi che anche qua ci buttiamo un upgrade sicuro che costa anche un po' meno rispetto ai platini. 40 gommini, abbiamo il nostro slot rosso. Perfetto così. Ora passiamo all'ultimo slot. Controlliamo fino a che percentuali può arrivare. Quindi 12% da una parte, 6% dall'altra. In caso che pure se non becchiamo lo slot giallo, ma vediamo che siamo vicini potenzialmente ad avercelo, anche da lì andiamo di upgrade sicuri. Direi che ha funzionato più che a dover. Raga, questo è perfetto. 12%, 6%. Fine. A questo punto, per quel feticismo d'avere tutti i godly, vorrei vedere se riesco ad arrivarci con un paio di upgrade garantiti, visto che sul primo slot non ci possiamo lavorare. Rosic, raga, grandissimo Rosic, però ce lo prendiamo così e va benissimo. Non avremo il loghettino godly, ma l'equipaggiamento è un signore equipaggiamento, specialmente per Ape Jetta che necessitava di un po' di difensiva. Ora proviamo a farne ancora uno. Partiamo da questo che può arrivare al 35% e vediamo se ci arriviamo abbastanza agilmente o se era meglio andare di upgrade sicuri anche a sto giro, visto che stavamo a un 28% su 35%. 32%, raga, la bonanza devo dire che funziona un po' meno, un po' tanto meno sui platini, ma sugli equipaggiamenti Awaken, oro... questi qua è una bomba. Quindi ci fermiamo qua. Feticismo dei godly, quindi pam pam, andiamo di upgrade garantito sicuro. E penso che sì, ne serviranno almeno un paio, quindi uno, due. Godly. Godly, perfetto, Paikwan, c'è il tuo godly. Lavoriamo anche su questo che è già vicino all'essere uno Z Plus barra godly, quindi proviamoci. Ok, Z Plus ma verde, stoppiamolo comunque e andiamo anche qua di upgrade garantito. Perché se no rischiate di far tutto un altro giro di reroll dove non vi sale, raga. Resta lì, s'abbassa, brutte cose. Ancora uno. Puoi colorarti gentilmente, slot? Grazie. Però siamo ancora Z+. Altro upgrade sicuro. Altro upgrade sicuro. Godly! Raga, avete visto praticamente come faccio a rerollare gli equipaggiamenti a Z Plus barra Godly? Ora parliamo un attimino delle risorse. Principalmente per rerollare un equipaggiamento vi servono gommini, zeni, queste sono le due robe che finirete più alla svelta in assoluto, e le varie soul. Le soul non c'è problema, in teoria raga, vi basta cliccare sulla loro icona e avete letteralmente 1800 modi differenti per andare
a prendervele, non le finirete mai sostanzialmente. I gommini sono un attimino più infami, già cliccandoci sopra non vi manda nessuno shop, quindi ve lo dico io dove trovarli principalmente nel modo più comodo in assoluto. Nei vari ride, raga, è per questo che io farmi ride oltre lo sfinimento, non me ne frega tanto delle 700 Chrono Crystal che ci sono, delle Z Power, io raga farmo finché non becco tutti i gommini. Quindi, ad esempio, nella nuova schermata dei ride, andiamo qua negli shop e vediamo che praticamente ogni shop in Adder... Ah, inizialmente 5 gommini, ce li prendiamo subito dal costo di 1 l'uno, dopodiché ne abbiamo 30 dal costo di 3, prendiamoli tutti quanti. A questo punto passiamo al penultimo step, penso, non lo so, ci stanno 300 gommini al costo di 4, proviamo a prenderli tutti e capiamo se ci sarà uno step successivo. Sì, 500 gommini al costo di 7. Ogni singolo ride di questi 5 praticamente vi dà a disposizione questo numero di gommini immenso praticamente. Zeni, anche qua i vari ride ci verranno in aiuto perché abbiamo 5 milioni di zeni per singolo ticket, raga. Sono tanti soldi, raga, sono tanti ticket. Non me li fa neanche usare tutti perché andremmo oltre il limite di zeni ottenibili in una singola botta, praticamente. Quindi ce ne fa usare 429 e vedete che gli zeni schizzano di parecchio verso l'alto. Altra cosa iper giga mega positiva di questi raid, ve lo mostro direttamente dalla schermata delle reward. Questi raid droppano anche i lingotti d'oro, raga, e sono una bomba pure questi per gli zeni. Sono praticamente gli stessi che farmate durante i weekend nello stage appunto esclusivo degli zeni. Anche qua, raga, se non lo sapete, durante il weekend, dal sabato al lunedì inclusi praticamente, oltre a ricevere più zeni facendo questo stage, vi droppa anche i lingotti d'oro che poi utilizzeremo nell'exchange shop per convertirli in zeni praticamente ed averne ancora di più. Poi chiaramente in questi giorni ci sono anche gli oipoi, quindi farmate come dei draghi questi stage qua bonus. Ok, 78 lingotti d'oro, 442 zeni ottenuti, di cui 221 sono di bonus solo nel weekend. Capitemi che se lo fate durante la settimana, dove non ci sono né i lingotti né gli zeni bonus, non vale la pena farlo, raga. Non farmate mai questo stage durante la settimana, a meno che ne so, non dovete avere quegli zeni necessari per soul boostare un personaggio, roba che vi cambia un po' la qualità del PG, altrimenti, raga, aspettate il weekend, sempre e comunque. I lingotti d'oro, dicevamo, dove si scambiano in zeni? Esattamente qua, la prima opzione praticamente. Anche qua vedete che da 5 miliardi 670 milioni di zeni passiamo a 7 miliardi e qualcosina con 300 barre d'oro, quindi molto 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 bene. Raga, penso di avervi detto letteralmente tutto quello che dovevate sapere sul reroll degli equip, sulla ultra equipment upgrade bonanza, su come farmare al meglio tutte le varie risorse necessarie. Quindi io vi do un abbraccio, vi mando un bacione a tutti quanti, ancora auguri di buon anno e ci vediamo presto con altri video.